Ciao, sono Silvia Miscischia, Legal Specialist di Miriade, e in questo video vi spiegherò le nozioni fondamentali che l'ufficio marketing deve sapere in ambito GDPR. Tenete presente che non è mai possibile effettuare marketing diretto senza il consenso dell'interessato all'utilizzo dei suoi dati personali per inviare delle comunicazioni commerciali. Il consenso per svolgere marketing diretto può essere raccolto in diversi modi, i quali devono consistere sempre in un'azione attiva dell'interessato. Pertanto, il silenzio assenso non può considerarsi come equivalente al rilascio del consenso. Ad esempio, il consenso può essere rilasciato dall'utente interessato con un flag nel momento in cui si apre la schermata dell'informativa cookie della vostra azienda. Il codice della privacy prevede che si possano fare delle comunicazioni commerciali anche senza il consenso dell'interessato. L'importante, tuttavia, è rispettare quattro punti principali. Il primo è che l'interessato deve essere già cliente della vostra azienda. Secondo, questo interessato non deve già essersi opposto a queste comunicazioni commerciali. Terzo, si deve avvisare l'interessato della possibilità di opporsi e disiscriversi in maniera agevole a queste comunicazioni commerciali. Quarto, si inviano comunicazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati dal cliente. Un altro metodo per effettuare delle comunicazioni commerciali è l'utilizzo di social network. Anche in questo caso è importante sapere quali sono le regole da rispettare lato privacy. Se si trova un indirizzo mail in LinkedIn, ad esempio, questo non può essere utilizzato per inviare delle comunicazioni commerciali dirette e non si può nemmeno inserire all'interno di banche dati per determinare dei target. Una cosa ammissibile, tuttavia, è l'utilizzo della messaggistica interna di LinkedIn. Se vuoi scoprire quali sono i nostri servizi, clicca nel link in descrizione. Ciao, alla prossima! Miriade, play the change!